Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata, la prima puntata di Red Dead Redemption. E ho azzeccato il colpo di tromba barra tuba, quel cazzo che l'è. Che figata. Sembra più un sassofono in realtà. Strano, perché non credo che c'entri un cacchio quei cowboy. Però va bene. Comunque, Red Dead Redemption l'avete chiesto in tanti, io spero ovviamente che vada bene. Vi ricordo fin da subito di cliccare quel like button se vi piace l'episodio. E... oh, io non ci ho mai giocato, quindi andiamo col giocatore singolo. Abbiamo anche il terrore dall'oltretomba in questo gioco. L'ho preso a 17 euro dalla GameStop usato. È la Classics Edition, credo. Quindi tanta roba. No, questa è tromba per forza. È trombo per forza. Va bene, andiamo avanti. Red Dead Redemption, let's go! Non è stato trovato alcun salvataggio. Crea un nuovo salvataggio, grazie. Va bene. E sto creando un nuovo salvataggio. Non vi preoccupate. Paraba. Ok. Esodo in America. Oh my god. Sono già tutto un fremore per l'inizio. Mentre tutti che è fighissimo. Ne ho parlato anche con dei miei amici stasera. Oggi adesso è mattina in realtà. Sono le 7:44. Io non ho ancora dormito perché dormo strano. E ne ho parlato con dei miei amici e mi hanno detto che è fenomenale. Quindi sono molto molto curioso di vedere come va. Sì, mi faccia passare, signore. Io devo andare dal mio nipotino. Oddio, è passato Gerard Cowboy. Gerard, cosa ci fai? Dovresti essere in The Witcher 3. E perché ti sei tinto i capelli? Un'auto. Che figata. Cioè, ci sono già le auto, quindi. Ma se ci sono già le auto, vuol dire che è il 1900 qualcosa. Giusto. Mamma mia, ste canzoni sono fighissime. Rockstar Games presents. Un tizio che guardava le donne. Un tizio che guardava i pali della luce. Un tizio che cercava di toccarti ogni minuto. Sono un imbecille. Sto rovinando un gioco che amate, forse. Mi dispiace. Allora, che succede? Wow, lo chiamavano Trinità. E lo cacciavano su un treno. Piace perché nessuno ha parlato in tutto questo. Io sto andando per illazioni da quello che vedo. E oggettivamente il mio cervello è o troppo stupido per comprendere, o comunque fin troppo malato per voler comprendere la realtà dei fatti. Quindi, boh. Mamma mia, se erano brutti i treni una volta. Io non credevo fossero così brutti. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us. Please, how we help the natives. Aiutato, yes, certo. Lost their land, but they've gained access to heaven. Complimenti! Sì, abbiamo preso tutto, ma gli abbiamo dato un posto immaginario nel cielo. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Oh, Gesù. Sarà uno di questi tipi di gioco, vero? Dove io potrò fare un sacco di ironia facile su cose che, sulla quale non si potrebbe scherzare di solito. Fantastico! No, only angels can fly, Jenny. Certo. No, apparently people can fly.
Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Ne dubito, non voleremo mai. Rimarremo su rotaie per tutta la vita. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. Ottimo. I don't want to be judgmental. Certo, l'hai appena fatto. Not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. Dimmi che io sono uno dei figli. Dimmi che sono un John. Money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Molto vero. Molto vero. E anche le bugie. Le bugie funzionano bene. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization. The word is the word. My bad, the bird. Bird. Bird is the word now. The opportunity we have. The chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. Ah sì? I mean, they often seem to be the same thing. È uguali, yes, proprio. Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Vieni nella mia canonica tesorina. Ho una cosa per te. Ti darà la salvezza eterna. Armadillo Station. Armadillo. Sul serio. Si chiama veramente Armadillo Station. È sceso Watson. Ehi tu, schizzetto! Questa la capiranno in pochissimi. Quanto cazzo sono vecchio? Vabbè. Ok, controlli GTA-eschi classici. Quindi posso correre così. La pistola la estraggo, non ancora. Vestito d'assassino letale, la barra del tuo Deadeye si riempirà due volte più velocemente. Hanno buttato fuori questo povero uomo. Mi dispiace, povero uomo. Io devo andare qua. Dove c'era la X immaginaria. Mr. Marfin, over here. Oh sì, vengo lì sicuramente. Arrivo subito. Ehi, chica. Lascia stare il vecchio. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They are my friends. I'm pleased to meet you, Jake. Che voce ha? Va bene. E c'è già gente in lingerie fin troppo coperta per i miei gusti. Quindi, segui Jake fino ai cavalli. Suppongo che i cavalli siano quelli. Ho già un cavallo. Suppongo. Oh! No, questo è un salto. Monto il cavallo come monto le macchine. Monto il cavallo come monto le macchine. Che cazzo vuol dire? Come la rimetto via? Ok. Ok, fantastico. Quindi? No, così. Così per rallentare e frenare, va bene. Assalto alla diligenza, cazzo! Dai! Se! Devo tornare a Jake. Mi dispiace, arrivo Jake, arrivo. Stay with me, Mr. Marston. Fort Mercer ain't easy to find. Ok, mi sto adeguando alla velocità dei miei compagni. Fenomenale. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're ah, quindi può disarcionarmi il cavallo. Female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Come sei sposato? Cioè abbiamo un uomo sposato, cioè two crows, due corvi. Crack, crack.
Mai più disse il corvo. Comunque stavo dicendo, monti i cavalli come monto le macchine. Seguilo però. Grazie. Con la chiave inglese stavo dicendo. Però sono scemo e rido mentre lo dico e quindi non riesco a dirlo. Quindi va bene. Allora, potrebbe chiamarsi così il primo episodio: monto i cavalli come monto le macchine. No. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Molto vero. Non è che mi tira sotto, no, il treno è già passato. Va bene. Dai, zio. You don't look much like no gira! Border, fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those high-fruiting big city types. Not much at all. Io non ho ancora capito cosa stiamo facendo. Un paese convinto. Un paese disilluso. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Senza cavalli, non è zecca, sì. And you wind them up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast, that's for sure. Ah, smetti di parlare, zio, o ti devo sparare. E se no ti sparo su, faccio già la prima vittima. Oh, il coyote. Dai, ci siamo quasi, dai, dai, dai. Dai che ci siamo quasi. Ya, ya! Winnieu, Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. Ooh. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Grazie, ubriacone. Cazzo ti ridi? Quindi devo raggiungere Fort Mercer. Va bene. Come on. Let's go. Dai, cavallino. Oh. Quanti banditi saranno? Hm? Bill! Bill! C'è Bill, chi è Bill? Bill Williamson! Come out here right now! E gli spararono. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. Beh. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Oh, bene. Un pochettino. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. Beh, lo sto facendo adesso. To save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. Sì, ti imploro. Vai a prendere un dizionario. Esatto. Well, things are different now, John. Cioè? Now I'm in charge. E spara gli in fronte. No more Dutch. And no more you. Implored. I implores you. To go back implores. And tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Oh beh, dovremmo ucciderlo. Well. Ho le armi dorate. Quindi mi hanno sparato. E questa è la fine di Red Dead Redemption, ragazzi. Grazie a tutti.
Mi hanno trovato. Beh, perlomeno è finita male fin da subito. Ok. Quindi? Io non ho ancora giocato in tutto questo. E ho fatto un achievement. Boh. Non ho capito come. Ma abbiamo fatto un achievement. Senza aver giocato. Sul serio? Ah, Rockstar. Tu e i tuoi lunghissimi intro. Tu e le tue lunghissime intro. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Okay. It cost us $15. Cazzo? I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? Ma che peggiori banditi? Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss. Ciao, Bonnie. Ooh. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? È una signorina, allora. Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. Grazie mille. Mi ridia tutta la mia roba. What will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Ma sei carina, vero? If you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Non mi conosci, bambola. Non mi conosci per niente. Ok. Mi suppongo che ora sia finita la intro. Noi dobbiamo uccidere Johnny Boy, giusto? E dobbiamo raggiungere Bonnie. Bonnie! Oh, Bonnie! Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Mi hai appena parlato, zia. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Cammina. Che cazzo, minchia, mi sei venuto addosso e hai paura? Sono anche ferito. Mi piace che si tocca la ferita. Ci sta un sacco. Luoghi di eventi importanti, ok. La casa di Bonnie è importante. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Grazie. Lo monterò come monto una macchina. No. Grazie. Ok, seguiamola. Ho detto seguiamola. Grazie. To your right is the general store. You won't find Parisian fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Che figata. Che figata. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken.
Now where did you get such an idea? First impressions are hard to erase. Grazie, molto gentile. Lei è un ladro, signor Morrison. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Abbiamo una stazione del treno fino a qua. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Ok. Ba-da-ba-ba. Minchia, la musica è fenomenale però, ragazzi, eh. La musica è veramente bella. Paul built it himself when I was just a little girl. Che figata. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. Ma no. You get no complaint from me, Miss McFarlane. Leggo il cavallo, perfetto. Ah, si può salvare solo legando il mantello. Il cavallo? Legando il mantello, stavo per dire. Andiamo a casa. Bonnie, ti piacciono i delinquenti allora, tesoro? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Che gentili, ma sono troppo gentili, non sono veri americani questi. Non esistono americani così gentili, secondo me. No, non è vero. Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Quindi è praticamente una specie di... una specie di serenata o di appuntamento notturno mentre si spara ai banditi. Mi piace questa donna. Dai, zia, però più veloce sul cavallo. È dorato anche questo, che figata. Va bene, accompagniamo Bonnie. Questo sarà un po' più lungo come episodio, ragazzi. Punto a farli sui 20, 15 minuti, 20 minuti. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Comunque sì, questo episodio sarà un po' più lungo, ragazzi, semplicemente perché le intro sono sempre molto lunghe nei giochi Rockstar, io lo so. Diciamo che gli altri punteremo a farli circa 20 minuti, 15 minuti, 20 minuti. Give me a hand with them, will you? Ci sono dei conigli. Posso sparargli ai conigli? Devo scendere dal cavallo. Perché non posso sparargli dal cavallo? Time to put that bloodlust of yours to good use. Better at shooting rabbits than outlaws, I think. Coniglio! È l'invasione! Oddio, sono scarsissimo a sparare. Ok. Il mio canadere è già più vicino al mirino. Quindi è come... Oh, ne ho preso un altro. Dove siete, bastardelli? Come ricarico? Così, perfetto. E montiamo. Quindi abbiamo ucciso dei conigli. Ottimo. Va bene, andiamo, andiamo. E tu che mi hai fatto fermare per sparare conigli? Oddio, il tiro a segno. Mi farai tirare a segno, vero? The rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Damn coyotes, you're back! Ancora. Kill 'em, Mr. Marston. Bam! Premi S per il tempo rallenta. Ah, ok. Quindi let's go. Where are you? Dove sono i cazzo di coyote? Perché io non li vedo sti cazzo di coyote? Allora, dove cazzo sono?
Signorina, lei ha visto dei coyote? Stavo entrando nella cosa. Qualcuno ha visto dei coyote? Mi sa che sono scappati. Perché io c'ho un cosino rosso, ma è... Oddio! Cazzo, perché non riesco a vederli io i coyote? Bitch! Quindi devo andarmeli a cercare i coyote, va bene. Splang! Ti stanno portando via i polli! Grazie, caro. Ancora. Ma quindi non c'erano banditi, solo coyote. A me non sembrava, però va bene. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. Signorina, ci sono degli altri coyote. Dov'è? Ne avevo visto un altro di qua. Boom, bitch. Here we e stai giù. Ok, leghiamo il cavallo. Non è quello che intendevo con lega il cavallo. Lega, va bene, lo leghiamo di qua. Ok. Vai, cara. Good night, Miss McFarlane. Ok, si dorme nel letto per salvare la partita. Va bene così. Se dormi, ti vedi 6 ore dopo. Ok. Vengo in munizione extra al baule della tua stanza. Ok. Attuale livello della è 1 su 3. Fama più 150. Ok, signore. Signori. Io stacco qui. Spero che per ora vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo nella prossima puntata di Red Dead Redemption. Il mio nome è come sempre qui Tono 8. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso